sono arrivati in forze fin dal primo pomeriggio di sabato. Hanno pregato, riflettuto, compiuto l'adorazione eucaristica e la veglia, collegandosi in diretta con Copacabana, con il Papa e i loro coetanei. Loro sono i 3.000 giovani lombardi che hanno voluto essere presenti alla CMG, pur essendo rimasti a casa, attraverso la veglia promossa dagli oratori delle diocesi lombarde, svoltasi presso il santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio. Che cosa ti ha colpito delle parole del Papa nella veglia di stanotte che avete vissuto in diretta con Copacabana? Allora, sicuramente la cosa che mi ha colpito di più è quando Papa Francesco diceva di non stare a guardare la vita ma di vivere la vita, quindi di non stare al balcone, come diceva lui, quindi di mettersi in gioco. Come cristiani siamo chiamati a fare questo. Il piano pastorale per il prossimo anno si chiamerà Il campo e il mondo. Questo è un palato, non è un balcone, siamo sul terreno della vita. Questa è sicuramente una delle cose più belle che lui ha detto. E così, dopo l'emozione notturna della veglia, il risveglio un po' lento, inizia la celebrazione eucaristica, preceduta dal canto delle lodi, e sono i ragazzi tutti in piedi sul prato. Il cardinale Scola, metropolita di Lombardia, presiede la messa concelebrata dai vescovi delle diocesi della nostra regione e da decine di sacerdoti, come momento conclusivo dell'evento. E subito esprime la sua gioia nel vedere i giovani che definisce carissimi amici. E approfondisce allora l'arcivescovo le letture, la pagina del Vangelo di Luca con la preghiera del Padre Nostro. Come risposta di Gesù alla richiesta dei discepoli, Signore insegnaci a pregare. Ma perché vogliamo pregare, nota l'arcivescovo? Perché sentiamo il bisogno di ancorare le nostre relazioni in quella costitutiva che le rende autentiche, il Padre che ci dà forza nella stabilità e nella scioltezza di vita. Un appello venuto dall'arcivescovo che cita Papa Francesco a essere protagonisti veri e vivi della propria vita. Amici, tutti vi dicono che siete il futuro, è bella forza. Visto l'età che avete, non è difficile dirvi che siete il futuro, ma c'è un problema. Non sarete il futuro se non siete il presente. Se non siete adesso, se non sei adesso, non sarai il futuro. Poi la liturgia, bella e suggestiva, l'Eucaristia partecipatissima e ancora quelle parole del Cardinale che fanno breccia nel cuore dei ragazzi. Certo, siete messi molto, molto alla prova in questo inizio di millennio circa il lavoro. Però io sono certo, certo, che le vostre persone, la vostra sensibilità, l'apertura di questa generazione, che non è schiacciata dall'ideologia come quella di 20, 30, 40 anni fa, che è capace di flessibilità, saprà trovare la strada per risolvere questo angoscioso problema e saprà costringere noi adulti a aiutarvi, a farvi spazio, a darvi il peso che giustamente avete. Sì, è assolutamente vero. Lo condividiamo e ogni giorno tentiamo sempre di fare comunque nel nostro piccolo qualcosa per esserci adesso, oggi, esserci anche domani, poter continuare comunque un cammino, un viaggio che tutte le volte si evolve. Insomma, per passare da un cristianesimo di convenzione a uno di convinzione. Quel cuore credente che Benedetto XVI ha indicato in Milano, ma nella Lombardia, qui ha una visibilità immediata. Sì, io penso di sì, penso che questo è anche il frutto di una capacità educativa che le nostre chiese, tra esse la Chiesa Ambrosiana, mantiene. Questa capacità educativa è legata alla persistenza nella nostra diocesi di una chiesa di popolo, cioè di una chiesa che ancora manifesta capacità di coinvolgimento globale. Pensiamo per esempio a cosa sono stati gli oratori estivi, pensiamo a tutta l'azione che si sta facendo per la situazione del lavoro, con il fondo famiglia lavoro, ma quel che normalmente si fa come condivisione, per citare solo due aspetti significativi. Certo, questo non significa che non ci sia bisogno di un grande rinnovamento, e questo rinnovamento lo abbiamo identificato con la proposta pastorale di quest'anno, cioè il campo e il mondo, e percorrere le vie che ci portano incontro all'umano,
proprio perché ciò di cui sentiamo il bisogno è che per passare da un cristianesimo di convenzione a un cristianesimo di convinzione è necessario spalancarci a 360 gradi, riconoscerci immersi nella realtà e confrontarsi liberamente, apertamente con tutti, ovviamente con il proprio volto. Il Papa lo ha richiamato in più modi, sottolineando il tema della periferia, il tema di avere il coraggio di uscire nella notte e di, senza perdere la Trebisonda, per condividere i bisogni di tutti. Diocesi di Milano, neanche a dirlo. Cosa ha voluto dire essere qui? Beh, una grande emozione, come penso per tutti i ragazzi. Purtroppo non siamo riusciti ad andare a Rio per motivi svariati, anche economici, perché comunque era un investimento importante, però non volevamo mancare comunque a questa grande festa di Caravaggio. Il Cardinale ha detto: se non siete protagonisti oggi della vostra vita non sarete neanche il futuro. La senti questa forza di essere protagonista? Sì, sicuramente. Sono convinto che se vogliamo che qualcosa cambi e cambi per noi, dobbiamo essere noi in prima persona a incominciare questo cammino, questo cambiamento.